È una triste storia di violenza domestica quella che emerge oggi a Forlì. Tutto è nato dalla confessione di una sedicenne che aveva confidato ad una sua amica di come il padre, un 38enne del Bangladesh, la violentasse con continuità da almeno 3 anni, da quando ne aveva solo 13. L'amica dell'adolescente si è subito rivolta alla madre avvocato, che ha fatto scattare le indagini portate avanti dalla squadra mobile della questura di Forlì Cesena. Condotte di violenza sessuale poste in essere anche con la forza, proprio fisica. Abbiamo quindi immediatamente, una volta ottenuto queste dichiarazioni da parte della giovane ragazza, con l'autorità giudiziaria, la dottoressa Spirito, che ha coordinato sin dall'inizio le indagini, poste in essere tutta una serie di attività operative e investigative che hanno permesso, ora dopo ora, di ricostruire sia il quadro inizialmente oggetto di racconto, ma poi anche l'interrogatorio, la confessione da parte dell'uomo. La madre della vittima ha dichiarato però di non essersi mai accorta di nulla. Venerdì abbiamo avuto notizia, attraverso la nostra attività investigativa, che l'uomo era in procinto di lasciare il territorio nazionale, nonostante l'interrogatorio del giorno prima, e quindi siamo dovuti intervenire immediatamente, sottoponendolo a fermo, fermo poi confermato lunedì, e sottoposto a misura cautelare in carcere l'uomo. La sedicenne si trova ora in una comunità protetta, con il difficile obiettivo di superare uno shock tale che potrebbe comprometterle l'intera vita.